Ciao a tutti, allora oggi facciamo assieme un bel progettino di fai da te. È da un po' che vedo in giro su alcuni siti cinesi un giocattolo per bambino che è praticamente un puzzle 3D a forma di animale. Mi è sembrata un'idea molto molto carina, solo che l'originale è fatto di plastica e gomma crepla. E ho pensato di fare la mia versione fatta in casa riciclando qualche materiale. Per questo progetto ci serve del cartoncino colorato, non dovete per forza usare del cartoncino. Ad esempio io ho comprato questi adesivi e la confezione ha dietro del cartoncino completamente colorato. Quindi riutilizzate quello che avete in casa. Poi ci serviranno dei contenitori a forma di cupola. Potete utilizzare ad esempio i contenitori dei budini o semplicemente delle ciotoline di plastica. L'unica cosa tecnica che ci serve è del nastro biadesivo. Io utilizzerò questo della Tesa che è completamente trasparente, tolta questa pellicola ed è molto molto sottile, come se fosse del nastro normale. Se non avete un biadesivo del genere, usate la fantasia. Avete presente i rotolini di scotch? Ecco, potete usare quelli. Poi userò questi occhietti mobili. Se non ce li avete potete utilizzare carta bianca e pennarello nero. E infine i vostri amati pompon che avevo preso da Banggood qualche tempo fa. Vi lascio il link giù nell'info box, costavano mi pare 2 euro ed erano 500. L'alternativa a questi pompon possono essere delle semplici palline di carta colorata che potete fare voi o anche dei coriandoli, del cartoncino o della carta tagliata a pezzettini. Insomma, qualsiasi cosa possa servire a fare un mosaico colorato. Vedrete che questo progetto è semplicissimo. Comunque mi raccomando, guardate sempre nell'info box sotto al video per tutte le informazioni. Prima cosa da fare è ricoprire la nostra ciotolina o il contenitore del budino con il biadesivo. Una volta ricoperto tutto, lo mettiamo un attimo da parte, prendiamo il cartoncino e a seconda dell'animaletto che abbiamo scelto andiamo a ritagliare il naso, le orecchie, le zampette, la coda. Nella parte più divertente in cui vi potete far aiutare dai vostri bambini. Ovviamente non bambini che si possono mangiare le palline, i pompon o qualsiasi cosa userete. Prendiamo quindi il nostro materiale, se avete il cartoncino va benissimo il cartoncino, se avete i pompon o le palline vanno benissimo lo stesso. Mi raccomando, usate sempre quello che avete in casa. Le orecchie, le zampette, tutto quello che avete preparato potete decidere di metterlo o successivamente alle palline o altrimenti in corso d'opera. Io farò così. E ricopriamo tutta la ciotolina. O con i nostri cari vecchi rotolini di nastro abbiamo attaccato tutto, adesso mancano solo gli occhi. Ecco qui il nostro animaletto. Io ho deciso anche di fare la tartarughina, il procedimento è il medesimo, però ho utilizzato la scatola del budino. Visto che il contenitore era troppo alto, ho deciso di tagliare con la forbice un pezzettino della base. Per il resto ho ricoperto con lo scotch adesivo. E poi ho aggiunto i pompon, la testina e le zampette.
acqua tutti e due. Ovviamente si possono fare tutti gli animali che vogliamo, dalla scimmia all'elefante alla ranocchia. Fatemi magari sapere giù nei commenti se avete provato a fare questi animaletti e che materiali avete utilizzato. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che sia stata una buona idea per passare un pomeriggio creativo con i vostri bambini. Come sempre vi ricordo di guardare l'info box, dove trovate tutte le informazioni che vi servono, assieme al mio secondo canale Teddy TV e anche a tutti i miei social network. Io vi lascio un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!